Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. Quando ero piccolo mi piaceva molto smontare le cose per capire come erano fatte dentro, come funzionavano, e c'è qualcuno che ha portato questa passione dello smontare le cose per capire come funzionano su YouTube. Andiamo sull'isola di Man, a Ramsey, e andiamo a trovare l'amico Clive Mitchell, del canale BigClive.com, il quale ci spiega come funzionano le cose smontando l'elettronica, proprio per vedere com'è fatta all'interno, smontando i circuiti più strani, più particolari, facendo delle analisi sugli schemi elettrici, facendo delle analisi sul funzionamento in generale, e mi ha fatto scoprire non solo tantissime curiosità molto interessanti, ma mi ha fatto anche vedere un pochino meglio come funziona l'elettronica, a me che sono completamente autodidatta sull'elettronica. E non solo, perché occasionalmente fa anche dei particolarissimi esperimenti, come quello di provare a utilizzare apparati tipo il SodaStream con dei liquidi alimentari che non sembrano siano stati fatti per essere frizzanti, e con dei risultati veramente molto particolari, per cui vi consiglio di andare e dare un'occhiata al suo canale. In fondo su YouTube, volendo cercare qualche approfondimento sull'elettronica, è facilissimo trovare ogni genere di approfondimento. Io tra l'altro ho trovato tantissimi progetti molto interessanti per Arduino, però dei canali che così specificatamente vanno proprio a tagliuzzare l'elettronica pezzetto dopo pezzetto, è qualcosa che mi mancava, e trovo i contenuti di Clive molto molto interessanti e di intrattenimento, un po' appunto come approfondimento sull'elettronica, un po' anche per la curiosità, perché ogni tanto tira fuori dei circuiti veramente molto molto particolari, delle cose che non si trovano esattamente su ogni bancarella. Tra l'altro sì, anche lui aveva fatto un'analisi del circuito per risparmiare energia, che risulta essere un semplice condensatore, alcuni anni fa, quello che aveva ispirato anche a me a fare quell'approfondimento su Deep Dark Diary. Tra le altre cose, comunque non è stato il solo, aveva fatto un'analisi anche il buon Mehdi di Electroboom. E in fondo è bello scoprire che su YouTube ci sono anche queste pagine oscure dell'elettronica, così come è bello scoprire queste piccole perle sull'approfondimento in maniera un pochino diversa dal solito in merito a quello che è il funzionamento dei circuiti elettronici. Io, come dicevo, sono completamente autodidatta, avendo fatto il liceo scientifico ho studiato pochissima elettronica, tendenzialmente non ho una idea ben precisa del funzionamento dei transistor, dei MOSFET, molte cose le ho imparate semplicemente studiando per i fatti miei, guardando delle guide su internet, guardando dei video su internet, ho fatto un pochino di esperienza in più grazie al fatto che mi sono messo a sperimentare con Arduino, ma le mie conoscenze di elettronica rimangono comunque molto 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 limitate. Però l'elettronica resta una cosa che mi appassiona e mi diverte, ed è questa la domanda che giro a voi. Voi che mi dite, che rapporto avete con l'elettronica? Vi limitate a utilizzare gli strumenti e a ringraziare la tecnologia perché ci sono questi strumenti a disposizione, o vi piace andare anche ad approfondire, a vedere come funziona la singola cosa all'interno? Siete un po' quei bambini che vogliono scoprire cosa c'è all'interno, come è riuscito a fare il nostro bravo Big Clive, oppure avete una passione ben specifica per l'elettronica e quindi andare a scoprire cosa c'è all'interno di ogni singolo circuito l'avete già fatto in passato, conoscete già molto bene i circuiti elettronici e questi possono essere semplici esercizi di stile. Avete studiato elettronica al liceo, avete fatto elettronica, siete magari tecnici elettronici, non lo so, parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDPOTR. Come sempre grazie per avermi fatto compagnia in questo viaggio che avviene grazie all'elettronica digitale e a un video digitale. Se sono riuscito a intrattenervi, come sempre pollice in alto, condividete con gli amici, iscrivetevi al canale per il buon profumo di nuovo iscritto e seguite il canale Telegram per le notifiche. Qua in alto trovate lo scorso episodio, in basso un video che secondo YouTube potrebbe interessarvi, cliccate sulla mia faccia per iscrivervi al canale, e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!